Sì, pro. Pronto? Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire anch'io qualcosa. A una certa età, quando si arriva a 65 anni, si è passati da giovani una religione molto diversa da adesso. Sì. Prima, alla mia età, si dava dottrina tutti i giorni, a 6 anni, e tutto era peccato. Sì, è E io vero. non ne faccio una colpa ai miei genitori, perché erano coinvolti Erano così, nella stessa maniera. certo. Allora, quando si è abituati così, i padri li trasmette ai figli. E noi forse trasmettiamo qualcosa, dopo c'è dei cambiamenti che è difficile. Certo. Però, mi ha 6 anni, mi hanno detto il problema di Adamo ed Eva, questo pomo di Adamo ed Eva, che sai, io, erano talmente religiosi nella mia casa che non si parlava mai di queste cose, non si parlava mai di una cosa che è incinta, le mestruazioni non si poteva neanche dirlo alla sorella Mamma quasi, mia, erano tutto lo un so, è tabù. una roba folle, Allora veramente. io sono arrivata, io non so se sono stata io poco intelligente, a 19 anni che ho capito questo pomo di Adamo ed Eva. E mi sono ben arrabbiata perché mi ero sposata di 20 anni e menti non sapevo più arrivare a questo genere, dove adesso un bambino di 6 anni lo sa, per esempio. Io mi sento Esatto, presa sì. in giro con questo. Certo. Perché io ho una nipotina che un giorno in casa, mamma, nonna, sono andata a dottrina, e lo sai che per colpa di Adamo e Eva noi moriamo. Ha mangiato il frutto proibito. Sapessi che non E l'ho avete dato. detto, ho tirato una boia, perché ho detto questo dopo 60 anni ancora di Dio. Ancora continua, Ancora vero? di dire le stesse fesserie che hanno detto, ma io Ma. ero talmente, guarda che non mi vergogno di dire che ho saputo la verità a 19 anni, perché sono andata in fabbrica, signore, Certo, e ma in tu. fabbrica con le amiche certe cose se Certo, le sì. dicono che non si dicono a Sì, casa. esatto. E allora ho detto, guarda bambina, chi ti ha detto queste cose? Ma tu lo sai quante ne ha passate mia figlia per colpa di suore che Stia tentavano di attenta, convertirla? io mi sono arrabbiata e ho detto, ma chi, perché questa cosa l'ho subita nella mia pelle. E io non voglio che faccia la stessa, a parte che i bambini adesso non sono più come una volta, però si tengono stretti in casa ancora Certo. e vengono, non ho 19 come me, anni però. Io Certo. dico, guarda, ma chi ti ha detto questa cosa? Cosa ti hanno detto? Sai che è anche arrabbiata questa bambina perché ha paura di morire, questa bambina è molto Accidenti. sensibile. E ha detto, sai che per colpa di Adamo ed Eva ha mangiato il frutto proibito, per colpa di quello noi moriamo, il serpente ha fatto. Io dico, guarda che è una balla. No, no, Ditemi, lo raccontano ancora. Sì. guarda, Hanno il coraggio di farlo. questa balla me l'hanno raccontata a me, è una balla, non è vero che il frutto è proibito, questa bambina, e allora no, spiegami tu il motivo, ma io non volevo spiegare, non si può dire a una bambina Certo. di 6 anni certi particolari, E non si può prevaricare i genitori. anche perché c'è dei genitori e io Certo. lascio i genitori, Certo. andrò un po', io, allora sai cosa devi fare? Questa è una balla e tu, io sono la nonna, non posso dirti delle bugie, lo sai che... Sono sincera, lei mi vuole molto bene, questa bambina. Allora, devi prendere quella suora, quella maestra che ti ha detto questa cosa e le devi dire, senta maestra, lei mi ha detto così così, mia nonna mi ha detto che è una bugia. Non ha voluto spiegarmi il motivo, lei mi deve dire perché mi ha detto una bugia, sennò io dottrina non ci vengo più. Questo Hai fatto doveva, bene? Hai fatto bene? È pesante però, eh. E Comunque. dillo, dillo, tu dici, io ho parlato con la mia nonna così. E mi hanno Certo. detto che mi hanno detto una bugia, che non è vero. Allora, tempo fa, io, un po' grandetta, dice, ma nonna, non si può spiegarmi. Guarda, io non posso spiegarti, ma tu sei molto intelligente. Ti sono, per esempio, la mamma e il papà si vogliono bene, sì, molto. Beh, si vogliono bene, si sposano, dopo sposano, fanno dei bambini. E questi qua, da un'idea, avevano detto, guarda, che se tu fai queste cose, ti metti incinta, una specie, non puoi farlo, non hanno ascoltato. L'hanno fatto e per questo hanno fatto un peccato. Per quel peccato la colpa è nostra. Insomma, anche io non sapevo come. Sai cosa puoi dire La alla colpa è bambina? nostra perché hanno fatto questi bambini. Sono andati a letto insieme, che ho detto. Hanno fatto questi bambini, però li avevano proibito di fare. Però non l'hanno fatto lo stesso. Ah, no, no, ho capito tutto. Ho detto, non occorre che mi spieghi più. Ho capito. Allora io adesso. A quest'anno, con tutte le cose, quello era il peccato, l'altro peccato, ballare in casa, anche in famiglia non si poteva perché il giorno dopo eravamo le più puttane del paese, tutti ti guardavano e ballavo in casa, signori, in una cucina magari, avevo un fiato di radio, Certo. era il coprifuoco,
Non avevo radio quei tempi e tutti venivano lì. E gli aspetto, c'è una musica, una cucina grande, eravamo 20 persone, signore. Sì. Allora, in parte la tavola, facevamo un ballo, il giorno dopo lo sapeva già il prete. Sì, ma io mi ricordo, E adesso questo partono alla mezzanotte per andare a ballare. Sì, ma io ti rendo conto un particolare. Una... Adesso questo fanno nei oratori. Certo. Nei oratori proprio là a ballare. E allora perché io devo essere stata privata anche di fare un ballo in casa mia, dove che adesso tutto è libero? Mi hanno rovinato la gioventù. Cresce la rabbia. Mi hanno, sì, esatto. perché la mia mamma e mio papà, guarda, oggi è carnevale, c'è una pianta forma, una volta c'erano le piante forme, dicevo, per ballare, non c'erano balli, facevano come un circo, capisci? E dicevano le piante, e là si ballava il mese carnevale, ma neanche loro non mi sanno andare. E dice, guarda, non è colpa nostra, sai domani cosa dicono. Allora dovevo stare a casa, dobbiamo stare a casa, e tutte queste fesserie. Adesso i bambini di adesso possono dire quello che vogliono, perché crescono con quello che lo dicono adesso. Sì, grazie a gente come te però. Allora la differenza da allora e adesso, cosa posso fare? Possono fare così, grazie a persone come te. Grazie a persone come te. Che ma hanno conquistato e hanno buttato fuori la loro rabbia. Quando penso tutte queste cose, dico, ma come mi ha preso per il culo in queste maniere? Esatto. Adesso mi dicono che il signore non è pinato il 25 dicembre. Sì. Ieri hanno detto che forse è morto, dai 37 ai 39 sì, anni. Sì, sì, infatti ho sentito anch'io ieri. Allora qua non si sa più cosa dire. Ma dove mi prendono? È tutta la truffa. Signore, va a finire che io faccia quello che voglio. Esatto. Cerco di essere una quella persona è una buona molto cosa. Non mangiare niente a nessuno, perché io mangio e dormo tranquilla. Quando non ho fatto del male a nessuno, so di dormire tranquilla. Quella è un'ottima cosa. Però certe cose io le dico. Restano dentro e bruciano. Così, non so, ditemi voi, non so dove prende, però ho capito il meccanismo. Ecco. Sì, sì, sì. Bene. Ok, ciao. Grazie. Sei un'altra telefono? No. Sì. Sì, ma io difatti volevo, penso che alle parole di questa ascoltatrice non ci sia niente da aggiungere, perché proprio l'ha detto chiaramente, l'importante è ribellarsi a queste situazioni. Difatti, per chi appunto voleva anche cercare di comprendere queste cose,